Buongiorno, benvenuti. Buongiorno e grazie per la nutrita partecipazione a questa presentazione, che è una conferenza stampa, per illustrarvi un calendario estremamente ricco, variegato e interessante che è quello che. Potrà prendere vita tra pochi giorni, come avete visto nella sigla, tra poche settimane, dal 25 al 28 di maggio a Trento per la diciottesima edizione del Festival dell'Economia. Magari questo applauso che avete gentilmente largito. All'inizio eh, io lo vorrei dedicare a questo simpatico animaletto che sta alla mia destra e che da 18 anni, pensate, a 18 anni ci tiene compagnia, attraversando la storia del mondo, la storia dell'Europa, la storia del nostro paese. Pensate che quando è nato il Festival dell'Economia già c'erano dei segni di buon auspicio. Beh, innanzitutto ricordo che abbiamo vinto i mondiali di calcio perché è stato un anno memorabile, dopo una ventina d'anni, forse 24 anni che questo non accadeva, ma ci sono stati altri importanti avvenimenti, ricordo ad esempio che Giorgio Napolitano è diventato presidente della Repubblica, il primo presidente che tra l'altro ha fatto anche un secondo mandato e poi è nato Twitter, uno dei social network più presenti all'interno ancora oggi con le notizie poi degli avvicendamenti che si sono avute all'interno della nostra vita eh, quotidiana. Festival insomma ha attraversato e continua ad attraversare dei grandi eventi, anzi sarebbe un grandissimo auspicio che riuscissimo nell'edizione di quest'anno del festival a poter dire che è finita una guerra che sta durando troppo tempo ormai. Lo speriamo davvero di cuore, con questo mandiamo un grande messaggio di solidarietà nei confronti delle persone che soffrono per questo e per tanti altri conflitti. Però torniamo a noi e torniamo nella nostra piccola dimensione, perché il festival è nato a Trento, una piccola città di un piccolo territorio, ha un territorio però, una vocazione insita eh, che rivendica da tanti anni, che è quella dell'autonomia, dell'autogoverno. Di questo vorrei parlare all'inizio del nostro incontro con il Presidente della Provincia Autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, che invito a salire sul palco, Presidente della Provincia Autonoma di Trento, della Regione Trentino-Alto Adige, anche di quella particolare innovativa forma eh, politica che è l'Euregio. Insomma, Presidente, che cosa significa Festival dell'Economia per una realtà autonoma come il Trentino? Sì, buongiorno. Da parte mia saluto in primis il Presidente del Gruppo 24 Ore, Edoardo Garrone, l'amministratrice delegata Miria Cartia d'Azero e saluto tutti i, oggi i rappresentanti che abbiamo, che abbiamo qui. Oggi per noi è un momento importante essere qui a poter ascoltare e a poter presentare il diciottesimo uh, Uh, la diciottesima edizione del, del Festival dell'Economia, la seconda organizzata dal, dal Sole 24 Ore, dopo, diciamo, la, le 17 edizioni passate, il, Sole, il Festival dell'Economia che diventa in qualche modo maggiorenne, e dopo l'edizione, la prima edizione organizzata l'anno scorso dal, dal, Sole, dal Sole 24 Ore. E devo dire che, eh, innanzitutto nella parte organizzativa vediamo che eh, la mole di che poi verrà anche spiegata, che abbiamo avuto modo di, di, di sbirciare in questi giorni: la mole di appuntamenti organizzati fanno sì che il, il festival guadagni un giorno sostanzialmente. Cioè un giorno in più viene fatto rispetto, rispetto al, al passato. Nel, Nell'organigramma, nel, nel palinsesto. Vedrete, vedremo che questo, di, questo, di questo si tratta. Oltretutto con eh, una mole di rappresentanti del mondo scientifico, accademico, premi Nobel importante, che era un tema che eh, fin dall'inizio eh, il Festival 24 Ore ha voluto sempre mantenere e questo è un valore aggiunto importante, e anche con la parte del, che vedremo nel nella parte esterna della, eh, delle, dei palinsesti, il cosiddetto, il cosiddetto Fuori Festival, che l'anno scorso ha avuto un, un grande successo tra i giovani, tra i giovani del, del Trentino. Venendo alla sua domanda, eh, mi viene da dire che in qualche modo eh, possiamo dire che anche in questa fase, diciamo, in cui a livello nazionale si parla molto di, eh, di autonomia, di autonomia differenziata, di di tematiche che riguardano l'autogoverno e il federalismo, possiamo dire che economia fariva con, con autonomia in questa, in questa fase, perché avremo circa, eh, poi lo diranno i diretti interessati, avremo una buona rappresentazione, se non una grande partecipazione anche del mondo politico e, e, e ministeriale e quindi sicuramente in una terra di autonomia come la nostra, in un momento particolare come questo, parleremo anche... Anche, anche di questo, e per noi questo è un forte, è un forte valore aggiunto, un tema sempre centrale all'interno delle tematiche istituzionali e politiche della nostra, della, della, nostra, della nostra terra. Ci sarà un grande parterre di, eh, del mondo accademico, un grande parterre del mondo imprenditoriale, e questo era un tema che, sul quale. Avevamo anche in qualche modo chiesto di, di investire fortemente il collegamento del mondo dell'economia teorica, didattica, accademica col mondo dell'economia reale, pratica, industriale. E questo so che su questo hanno voluto fortemente lavorare gli, or gli organizzatori, proprio per capire quanto si riesce a calare a terra anche le tematiche teoriche che molto spesso vengono trattate, trattate nel. nel nel festival. E poi sicuramente ci saranno altre sorprese che i nostri organizzatori ci diranno. Da parte nostra un, un, sicuramente un ringraziamento per il grande lavoro, vedo qui il direttore Tamburini e il dottor, il dottor Silvestri, per il grande lavoro che è stato fatto e che avete fatto in questi, in questi mesi e siamo certi che sarà un, un festival che darà ancora una forte rilevanza alle tematiche eh, economiche internazionali. Il titolo dice questo e quindi già sul titolo calato in questa particolare realtà eh, che stiamo vivendo a livello internazionale, ma che saprà avere una forte, un forte ritorno territoriale eh, anche sul nostro territorio, ma proprio per l'economia territoriale di cui l'economia in generale si deve sempre occupare. Grazie e buona giornata. Grazie Presidente, sappiamo che seguirà da vicino. Gli avvenimenti del Festival dell'Economia in quelle giornate ha già ricordato il presidente la forte collaborazione con il gruppo 24 ore. Qui con noi abbiamo eh, l'amministratore delegato, l'amministratrice delegata Mirja Kartia d'Asero che vorrei invitare a prendere la parola. La ringraziamo anche perché l'anno scorso l'abbiamo vista spesso a Trento e sappiamo che ha seguito gli appuntamenti e non soltanto di Trento, ma anche altrove. Allora, la domanda che volevo farle è questa: Qual è il contributo che il gruppo 24 Ore offre a questo progetto, a questa avventura che è diventata poi un progetto, che è il Festival dell'Economia? Grazie, grazie di questa domanda, grazie di essere qui numerosi oggi. È un bel segnale, vuol dire che abbiamo seminato bene, e poi un ringraziamento speciale. Al Presidente Fugatti che ci ha raggiunto e con lui a tutte le istituzioni trentine con le, le quali si è creato un, un vero partnership e che hanno creduto con forza al nostro progetto e quindi al valore che, con cui abbiamo contribuito appunto ad arricchire questa importantissima manifestazione che come è stato ricordato diventa maggiorenne, compie 18 anni alla sua diciottesima edizione. Quindi ehm, credo che l'importanza eh, di, di questa edizione in particolare che ancora più sottolinea eh, la partenza da eh, una tradizione e un'anima scientifica di grandissima caratura, con un connubio invece eh, innovativo, e quindi dalla tradizione all'innovazione. Quindi, eh, esattamente questi sono poi gli elementi cardine che anche il nostro gruppo 24 Ore ha. Eh, Portato avanti, quindi ci presentiamo qui con 158 anni di storia. Ho incontrato prima persone che hanno lavorato al gruppo per 30 anni. Quindi, eh, grazie a questa storia di 158 anni, abbiamo l'autorevolezza e una straordinaria capacità di evolverci e di innovarci. Quindi, una forte valenza tradizionale ma anche un'importante direzione evolutiva e poi siamo particolarmente orgogliosi di essere stati eh, coorganizzatori di, eh, di questo evento perché è un'iniziativa che ha contribuito a ribadire il nostro posizionamento proprio come punto di eh, riferimento per la crescita e lo sviluppo del Paese. È stato detto che c'è una grande ricaduta sul territorio e non possiamo non condividere questo punto di vista, però il Festival dell'Economia di Trento rispecchia anche... Nei nostri valori quella responsabilità sociale di essere un punto di riferimento mi permetto di dire per il Paese perché ha dato voce a eh, contenuti eh, dei più disparati, ci sono state già nell'edizione precedente tantissime contaminazioni sia del mondo accademico e scientifico che evidentemente è il fil rouge di questa manifestazione ma anche di tanti altri mondi, quello dell'industria, dell'economia e anche eh, con ehm, lingua e modi e format rivolti ai più giovani che poi sono i protagonisti di questo evento. Quindi questa affidabilità è, è, si riscontra nei nostri valori e ci vede contenti di, di avere nel Festival dell'Economia di Trento un'opportunità per ribadirli. Il contributo, l'abbiamo detto, è quello di tantissimi spunti di valore scientifico eh, che l'anno scorso, ricordo il titolo, Tra ordine e disordine, quindi ha voluto dare... All'uscita della pandemia, un po' la cassetta degli attrezzi per decriptare in tempo reale quali erano le direttrici verso le quali cercavamo la spinta per il rilancio. E quest'anno io devo davvero fare gli, eh, i complimenti al direttore Tamburini per la scelta di un titolo formidabile: Il futuro del futuro, le sfide di un mondo nuovo. Perché quest'anno nessuno di noi si sarebbe eh, potuto immaginare le complessità di natura macroeconomica e geopolitica che ci portano a ripensare il futuro, a cambiare. Gli schemi di gioco e quindi, da questo punto di vista, vogliamo dare un contributo, lo dicevamo, con voci provenienti dai diversi campi. E, e quindi ancora una volta la presenza dei giovani che l'anno scorso mi ha particolarmente colpito, perché che ci fossero esponenti del mondo accademico e scientifico ai più eh, alti livelli lo davo un po' per scontato conoscendo il direttore Tamburini. Ma invece, dove mi ha stupito tutta l'organizzazione, eh, Trentina eh, a, a braccetto con, la, con quella forza propulsiva del gruppo 24 Ore, è stato proprio nella capacità di attrarre i giovani, che quest'anno sono, lo ribadiamo ancora una volta, eh, protagonisti. L'innovazione che è stata menzionata è quella che ha dato una dimensione internazionale a questo importante evento, quindi Road to Trento, questo percorso che è stato costruito a livello internazionale per sensibilizzare sempre a braccetto con le ambasciate, ma per sensibilizzare la presenza delle nostre aziende, c'è stato un incontro a Lugano, uno a San Francisco, uno ad Abu Dhabi e di recente negli ultimi giorni uno a Johannesburg che hanno visto una partecipazione, un coinvolgimento oltre le attese e che ci ci dimostrano appunto che sì, ci, eh, abbiamo gettato un seme al Festival di Trento, ma che questo seme di dimensione internazionale è poi di fatto quello che sta germogliando, raccogliendo un interscambio che ci permette proprio di ipotizzare future collaborazioni a livello internazionale. Quindi credo la risposta sia stata molto sensibile, molto sentita e, e quindi è tra l'altro assolutamente coerente con quella che è la nostra direttrice di sviluppo, cioè la vocazione internazionale che il nostro gruppo. Ogni giorno prende sempre di più. E per il gruppo, eh, organizzare il Festival dell'Economia e anche la possibilità di eh, mostrare tutte le nostre armi dell'artiglieria quindi una grande professionalità e competenza delle redazioni lo sappiamo ma non solo lo sforzo congiunto di colleghe e colleghi di 24 ore 20 ma non solo in realtà dietro il festival dell'economia di trento c'è la forza di tutta la macchina del gruppo 24 ore che non si è risparmiata in questi lunghi mesi di preparazione per lavorare sinergicamente tutte eh, tutte le forze delle, del gruppo hanno partecipato si sono sentite coprotagoniste in collaborazione evidentemente con le autorità trentine sinergie interne e sinergie esterne chiaramente anche quelle che questa opportunità ci ha dato di sperimentare con trentino marketing con la quale appunto c'è stata una forte sintonia nella selezione anche delle direttrici di sviluppo del festival di quest'anno edizione 2023 eh, basata su dei principi e dei valori che sono eh, molto analoghi e fortemente sentiti anche all'interno del gruppo, l'abbiamo detto, quello dell'internazionalizzazione, ma non solo, anche quello della sostenibilità, dell'innovazione e dell'inclusione. E io voglio terminare questo breve saluto proprio eh, con un accento su questo tema che mi sta particolarmente a cuore, quello dell'inclusione, appunto. L'anno scorso, ricordate, ero comunque appena arrivata e sottolineavo già con piacere la presenza. Di molte donne nei panel, ma non ancora abbastanza, e quindi avevo preso l'impegno che quest'anno sarebbero state ancora di più. E devo dire che eh, il direttore Tamburini e tutta l'organizzazione del festival e del Fuori Festival, con dei nomi illustri che dopo ci verranno esposti per il festival, da parte del direttore Tamburini e per il Fuori Festival, dal direttore generale Media Business Federico Silvestri, sono effettivamente non solo nomi altisonanti, ma che danno una grande testimonianza di inclusione. Infatti, per il eh, per la parte diciamo eh, principale del festival abbiamo raggiunto la partecipazione del 37% di donne, è una cosa eh, a cui appunto io tenevo molto e per questo ringrazio. Credo che sia una percentuale importante. C'è ancora molto lavoro da fare, però sicuramente faremo ancora meglio. Ma è già molto importante. Sappiamo che questo per noi è un tema che ha contraddistinto l'ultimo anno. Siamo la prima eh, società media ad aver ottenuto la certificazione della parità di genere ad aver approvato un piano. ISG, quindi diciamo che anche il festival è fortemente coerente da questo punto di vista e per i valori che abbraccia, quelli che sono i valori del nostro gruppo. Quindi non mi resta che augurarvi eh, buon proseguimento e ci vediamo il 25-28 il maggio a Trento. Grazie. Grazie. Se vi consente la battuta, non so se interpretare con un po' di timore il suo sguardo quando diceva che c'è ancora da fare per, per aumentare la parità di genere, però se mi consente un piccolo aiuto le arriva anche da Trento. Perché in rappresentanza del Comune abbiamo il piacere di invitare sul palco l'assessora Elisabetta Bozzarelli, è assessora alla cultura, al turismo, alle politiche giovanili. Prima una domanda Personale, vista la giovane età, 18 anni fa lei si ricorda cosa faceva? Eh sì, in quel 2006, nella tarda primavera-inizio estate, svolgevo un periodo di formazione all'estero a New York, quindi non ero presente in quella prima edizione, ricchezza e povertà. Si sentiva parlare a New York del festival. Ma ricordo la mamma che mi chiamava dicendo: Oggi vado a vedere Padova Schioppa. Per cui eh, in le famiglia risuonava. Molto sì. bene, Grazie di questa sua testimonianza. Personale, eh, adesso mi dice veniamo a quella professionale. No? Allora, se mi sembra abbastanza vicino il connubio turismo-cultura con una proposta come il festival, le politiche giovanili si trovano a loro agio eh, attorno a un progetto che, come abbiamo sentito dall'amministratrice del gruppo 24 Ore, ha dato già comunque delle risposte importanti. Sì. Beh, in, questo, in questa presentazione della nuova edizione del Festival dell'Economia, in cui la città ha avuto in questi 18 anni l'occasione di crescere insieme e anche di subire molte trasformazioni. È una città che lo accoglie con una, un desiderio, una voglia di continuare quel percorso di, di riflessione attorno al festival. E in questa riflessione si è imparato in questi diversi anni a mettere insieme, a metticciare quelli che sono anche i pubblici, a quella che è una città lenta, fatta dalle politiche sociali, dalla mobilità dolce dalle politiche verso l'ambiente alla, alla città più veloce, quella dell'ICT, della ricerca, dell'innovazione e è in questo meticciato che il futuro del futuro, questo bellissimo e sfidante anche titolo per questa edizione, eh, trova piena accoglienza in quello che è anche un pubblico giovanile che già l'anno scorso ha partecipato ma che in quest'anno io credo possa ancora di più sentirsi protagonista. Eh, qualche giorno fa insieme ad Itas Trento eravamo a un hub del Forum Ambrosetti, eh, forum che ha aperto i suoi lavori con queste riflessioni rispetto a, a questi anche termini che vengono utilizzati in questo momento per definire la fase economica e più in generale della geopolitica del mondo, no? questa permacrisi, eh, policrisi. Ecco, in tutto ciò, in questo che sembra quasi un avvenire a, a tinte fosche, eh, nei tanti momenti di incontro, di confronto, di co-costruzione di quelle che sono le politiche pubbliche eh, comunali con i ragazzi e le ragazze, quello che ci viene chiesto è di dire anche a loro e di voler guardare insieme a quale futuro possibile esiste. In un momento in cui la città di Trento è attraversata da fortissimi cambiamenti, grazie anche. Agli investimenti del PNR che stanno arrivando sul nostro territorio. Ecco, allora, in questo momento aprire un festival con la possibilità di avere i giovani anche della città e non solo della città protagonisti nel guardare insieme, nonostante le differenze e le difficoltà di un mondo interdipendente che oggi affronta quello che è una dimensione che guardi al domani. Ecco, penso che costruirle insieme sia dare la possibilità. Ai giovani, ai ragazzi e alle ragazze di oggi, di sentirsi protagonisti, di non sentirsi solo quelli definiti nei momenti di sondaggio, di analisi come la generazione NIT, la generazione dei bamboccioni, la generazione che non ha una prospettiva comune. Ecco, io credo che i giovani della nostra città e i giovani anche dell'Italia hanno bisogno di questo vento che guardi al domani insieme a loro. Quindi, benvenuto al Festival dell'Economia di nuovo nella nostra città. Grazie. Grazie Elisabetta Bozzarelli. Restiamo nel solco dei giovani e anche delle quote rose, se me lo consentite, perché adesso ci colleghiamo con Paola Iamiceli, che è eh, prorettrice vicaria dell'Università eh, di Trento, un altro soggetto molto importante che ci ha accompagnato in questi anni. E, dicevo giovani perché eh, molti degli studenti poi frequentano il eh, festival dell'economia. Anzi, confidiamo, ma questo me lo dovrà confermare o confutare lei, che lo spostamento della data in un certo senso giochi a favore. Mi sembra che il 70% degli iscritti all'Università di Trento, lasciatemi spezzare una lancia, nulla a togliere alle altre università, però... Eh, voglio dire, è una bella realtà. Il 70% di questi studenti non risiede a Trento, quindi questo spostamento di data che bypassa un po' il ponte dove tutti molti, molti studenti, insomma, approfittano per tornare a casa, potrebbe essere utile. Assolutamente sì, io la ringrazio molto e la ringrazio anche molto di questa domanda. Mi lasci in prima battuta portare Oggi eh, i saluti del, del nostro rettore, il professor Claudio De Florian, a tutti gli organizzatori e i partner di questa diciottesima eh, edizione del Festival eh, del, dell'Economia. E, e sono subito con lei, sì, sicuramente l'individuazione della data in un momento in cui... Eh, le elezioni sono ancora in corso e ehm, per noi ehm, ragione di auspicio appunto di considerare eh, questo il momento in cui gli studenti possano, possano partecipare del resto eh, il festival è rivolto anche a loro è rivolto in modo particolare lo abbiamo sentito negli interventi che mi hanno preceduto ai eh, giovani è loro il futuro il futuro del futuro in modo particolare noi li vogliamo effettivamente come, come protagonisti attivi insomma in questa in questa occasione, quindi sicuramente l'auspicio è, è anche il nostro. E questo se, se mi consente segna anche quello che è stato, che vuole essere il contributo e che è stato il contributo dell'università ehm, al, al festival, come sappiamo l'università è parte del... Comitato scientifico, nel quale siedono i colleghi del Dipartimento di Economia, la professoressa Erika Costa, il professor eh, Luigi, eh, Luigi Bonatti, ed è lì che è maturato appunto il contributo eh, del, dell'università, che muove chiaramente eh, dal, dal contesto della ricerca, è stato eh, già richiamato mh, precedentemente. dalla ricerca che evidentemente noi troviamo gli spunti eh, principali, i contributi principali che riguardano. Um, all'individuazione degli sviluppi futuri in, questo in questa situazione attuale così complessa sia sul piano macroeconomico che sul piano eh, geopolitico caratterizzata da grande incertezza e dalle ricercatore che traiamo appunto gli spunti e, e, e che abbiamo tratto le premesse per eh, formulare proposte per l'individuazione di ricercatori, studiosi, eh, premi Nobel, colleghi eh, che interverranno all'interno del, del festival. Se ho ancora qualche eh, secondo, c'è un, un tema in modo particolare eh, a, cui, a cui noi torniamo eh, molto e che eh, segna anche uno dei contributi dell'università nell'ambito del, eh, del festival, che è il tema delle, delle nuove professioni, il futuro e anche il futuro delle nuove, eh, delle nuove eh, professioni, il mercato del lavoro che attende questi giovani, un mercato completamente nuovo, diverso, attraversato dalle grandi rivoluzioni, quella tecnologica, digitale, anche quella ambientale, quella eh, sanitaria, l'uso eh, degli strumenti di intelligenza artificiale di cui tanto si parla anche in questi eh, giorni, ma anche l'uso della robotica, nella medicina, ma anche nella gestione del eh, territorio, eh, um, nell'agricoltura, le tante sfide legate ad un, ad un ambiente, e alla salute ambientale alla carenza dell'acqua e eh, ma anche le proiezioni della ricerca nello spazio ecco tutto questo disegna un futuro delle pressioni molto diverso da quello di oggi ma anche eh, eh, da quello sicuramente da quello di ieri e eh, cerchiamo eh, di di accompagnare appunto eh, questi, questi studenti e questi eh, giovani in maniera più più consapevole e questo eh, appunto porta a individuare anche uno degli elementi di novità eh, che eh, ehm, abbiamo voluto introdurre all'interno del, ehm, del festival eh, proprio per consentire ai giovani, eh, in particolar modo studenti e stu studentesse degli istituti secondari di, se di mh, secondo grado del territorio. Eh, Trentino di poter dialogare sui temi delle nuove eh, professioni. Crediamo che questa possa essere una ottima occasione che fa peraltro da cerniera con l'impegno che l'università cerca di propondere all'interno della sua agenda, nelle relazioni appunto con i propri giovani, lavorando sulla innovazione didattica, ma anche su nuove forme di certificazione dell'apprendimento in relazione alle, alle micro credenziali. Grazie. Sono, insomma, è in loro, eh, noi eh, cerchiamo di accompagnarli, siamo sicuri che il festival. Eh, contribuirà eh, in qualche modo a coinvolgerli eh, eh, in una riflessione che muove dalla ricerca e guarda lontano nel futuro del futuro. Grazie. grazie, grazie Paola Iamiceli. Allora confidiamo in un grande tifo di tutta l'Università di Trento e dei suoi studenti per questa edizione maggiorenne del Festival dell'Economia. Allora era importante, scusate se vi abbiamo rubato un po' di tempo, però anche delineare i contorni di questo grande campo da gioco. No? Uso la metafora sportiva a memoria della citazione dei mondiali, scusatemi. No? Perché adesso con l'aiuto eh, del direttore eh, Fabio Tamburini, che invito... Qui sul palco con me, cominciamo a eh, far entrare nel campo lo schema di gioco no? come un grande commissario tecnico. Benvenuto direttore che oltre che essere direttore del Sole 24 Ore di Radio Corriere Radio 24, è direttore scientifico del Festival dell'Economia. Allora abbiamo sentito anche quanti sono le attese, le aspettative, eh, la responsabilità che porta con sé questo Festival maggiorenne. Ma innanzitutto non so se abbiamo visto sullo schermo il manifesto. Dove nasce questo titolo? Questo titolo nasce e è all'interno di tre divagazioni sul tema, ma sarò rapidissimo che ci tenevo a fare, perché credo siano davvero importanti. Rispondo alla tua domanda. Nasce da un incontro dell'Advisory Board. Questo, eh, questo, questo festival, come del resto quello dell'anno scorso, ha, due, ha tre elementi portanti. Il Comitato Scientifico è stato ricordato dalla Prorettrice. Ne fanno parte il professor Bonatti, la professoressa Costa dell'Università di Trento, ma anche la Castagnoli, professoressa a Torino. Poi l'advisory board. L'advisory board è un advisory board di eccellenza, ed è lì, in un incontro board, anzi in due incontri dell'advisory board, che è nata la formulazione di questo titolo. Ricordo che ne fanno parte Lucia Annunziata, Paolo Magri dell'ISPI, Emma Marcegaglia, Monica Mondardini. Giulio Sapelli e Giulio Tremonti che io ringrazio, io sono convinto hai usato prima una metafora calcistica che io poi oggi sono particolarmente in vena ad accettare con entusiasmo perché da tifoso milanista il 4 a 0 di ieri sera francamente mi ha aperto il cuore quindi tutto quello sì, tutto che è legato a metafore calcistiche oggi mi entusiasma e cercherò di trasferire questo entusiasmo alla platea spero non ci mi siano i juventini e ma vabbè. allora e qui Richiamo un punto Abbiamo importante. ho scatenato i commenti del pubblico. E comunque... cioè, sì, non oso meglio non sì, alzare qua. la mano chi sì, è, è milanista perché va. non voglio essere contraddetto. Comunque, ehm, metafore calcistiche. Ecco, io sono convinto ed è per questo che ho citato i nomi dell'advisory board, del comitato scientifico e anche, non posso farlo, di, tutta la, il, di tutto il gruppo del Sole 24 Ore, di Radio 24, dell'agenzia di stampa Radio Corp, perché vedete. Le partite si vincono col gioco di squadra, Maradona non basta, lo scudetto del Napoli è stato vinto perché era una squadra, lasciatemelo dire, anima e core. Quindi bene Maradona, ma Maradona non basta. E questa è la logica con cui abbiamo impostato questo festival. Fuori sacco ci tengo a ripetere una frase che ho detto l'anno scorso. L'anno scorso ho detto questo non è il festival. Del, del gruppo Sole 24 Ore, anche se ci siamo dati e ci stiamo dando da fare, questo è il festival della comunità trentina e non l'ho detto per un esercizio di retorica, ma l'ho detto o perché era la prima volta che il gruppo Sole 24 Ore organizzava questo grande festival. L'ho detto perché ci credo fino in, in fondo, ci crediamo fino in fondo. Questa è una grande festa della città della provincia di Trento, dei Trentini e anche l'edizione di quest'anno sarà in quella logica ed è anche una logica che trasforma, almeno nei nostri tentativi, nei nostri sforzi, in Trento Caput Mundi. No. E devo dire che questo avviene anche nel segno della continuità, perché nella vita non bisogna avere paura del passato, anzi bisogna utilizzare il passato come trampolino di lancio verso il futuro. Ed è qui che voglio ringraziare un personaggio che mi ha fatto una sorpresa, perché non sapevo, caro Enrico Salza, che tu oggi fossi, fossi venuto qui, lo hai fatto diciamo, andando controcorrente rispetto all'orologio biologico, noi ti ringraziamo per questo, lui è un segno di continuità tra l'edizione di Trento dell'anno scorso, di quest'anno e dei prossimi anni e l'edizione del passato che vede gli organizzatori di allora trasferiti a Torino. Ma noi qui oggi abbiamo Enrico Sanza, un grande personaggio torinese, e vi chiedo un applauso. E ho fatto male a chiedervelo perché l'applauso era già in corso. Va bene, Enrico Sanza porta un contributo importante a questo festival che è quello della saggezza. È giusto celebrare l'importanza della partecipazione al Festival dei giovani, abbiamo cambiato data anche per dare la possibilità agli studenti universitari fuori sede di Trento, di essere presente al festival perché era un, ci sembrava un'assurdità che un festival dedicato ai giovani si facesse con l'università di Trento chiusa beh, è una roba da, da scherzi a parte l'abbiamo fatto e spero che, eh, non ho dubbi sul fatto che avremo quest'anno una presenza importante anche degli studenti fuori sede che come hai ricordato sono davvero tanti ma non voglio, non voglio farla troppo lunga perché sennò poi mi, mi, togli, mi, 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 mi tiri le orecchie e non mi no, piace non il mi per però, Vado rapidissimo, però una cosa però, Devo dire, ah. no? per i 18 anni so perché l'ha già anticipato anche il presidente Fugatti, che state preparando una festa con i fiocchi: Nobel, ministri. No, no, economisti. ma ne abbiamo tanti di fiocchi. Possiamo di... dare delle anticipazioni? Sì, allora qualche numero: 6 primi Nobel, 90 relatori del mondo accademico, 40 economisti, 35 relatori internazionali, 40 tra manager e imprenditori, 19 ministri. Abbiamo una presenza importante Roma, sia dell'economia e... finanza sia dell'economia dell reale, perché io ci tengo molto a sottolineare questo aspetto. Va bene l'Accademia, abbiamo sei primi Nobel, ma i primi Nobel non bastano, occorre l'economia reale e noi l'abbiamo portata anche quest'anno al Festival con presenze straordinariamente significative. Schermo, ecco, ricordo i primi qualche, Nobel che voluto, stanno apparendo si, sullo schermo. Abbiamo Robert Schiller. Premio Nobel dell'economia del 2013, James Ekman, premio Nobel dell'economia del 2000, abbiamo Mohamed Yunus, io ricordo l'anno scorso un momento di grande sì. emozione, proprio collegato alla presenza di Yunus, ci sarà anche quest'anno, anche quest'anno ci sarà un altro premio Nobel per la pace, la Karman. E infine una presenza particolarmente significativa considerando il momento, ci sarà l'Ech Valesa. E noi siamo contenti della sua eh, partecipazione. Il festival Tutto ecco, all'insegna della pace. Sì, ma qui poi facciamo un decurius alla fine, perché non voglio distogliere l'attenzione attenzio, proprio dal festival in quanto tale. Ed è un festival, eh, lasciatemi spiegare un po' questo titolo, lasciami spiegare un po' questo certo. titolo. L'anno scorso abbiamo scelto... Dopo la pandemia e con la guerra in corso in Europa, tra ordine e disordine, l'abbiamo fatto perché c'era un momento di straordinario disorientamento legato a un fatto molto preciso, il modello della globalizzazione che eravamo tutti pronti a scommettere, sia i favorevoli che i contrari, che era destinato a durare all'infinito, era chiaro l'anno scorso e due anni fa, quando abbiamo scelto il titolo dell'anno scorso, che aveva fatto il suo tempo, che era ormai un modello tramontato. E l'anno scorso abbiamo cercato di capire dove gli equilibri che si, stavano, che si stavano determinando, appunto, tra ordine e disordine. Bene, come ho detto prima, il passato serve a proiettare verso scelte successive. Quest'anno, per questo, abbiamo scelto il titolo, Il futuro del futuro. Perché è chiaro che questo mondo che si apre è un mondo che è collegato a delle sfide, perché il modello globalizzazione, che ripeto, aveva i favorevoli e anche i contrari, però era un modello che dava delle certezze. Oggi queste certezze non ci sono più e quindi occorre immaginare l'evoluzione del mondo cercare di capire quale sarà il futuro e capire all'interno di questo quali saranno le sfide che, sono, che sarà necessario, che è necessario, che sarà necessario affrontare per poi fare, incrociando le dita, le scelte, eh, le scelte migliori. Il festival quest'anno compie 18 anni, è stato già ricordato, non voglio ripetermi, ma sottolineo due iniziative perché poi ci deve essere una coerenza tra, le no, tra il dire e il fare, cosa che spesso manca, noi nel nostro piccolo cerchiamo di averla. Abbiamo due filoni importanti di iniziativa al festival, uno dedicato agli studenti delle scuole superiori. C'è i classici, c'è scientifici, studi tecnici, TS, È importante perché alla fine noi parliamo di futuro, ma il futuro sarà il loro. E quindi ci sono tre eventi in cui loro racconteranno sul palco, da protagonisti, quale sarà per lo, come, si, come vedono il loro futuro eh, tra vent'anni. E poi c'è un altro filone di eventi, che saranno due per la precisione, dedicato invece agli studenti universitari che presenteranno delle loro tesine sugli argomenti legati sempre al concetto di futuro del festival. Quindi cerchiamo di tener con, abbiamo cercato di coinvolgere sempre di più i giovani, l'anno scorso è stata una partecipazione davvero significativa, direi in qualche momento perfino emozionante, ma quest'anno per l'appunto l'impegno è a fare di più. Una riflessione del futuro è sul futuro è importante perché negli ultimi 20... 15-20 anni noi abbiamo visto un mondo che è cambiato a velocità supersonica ma siamo stati quasi travolti dal cambiamento. Bene, dobbiamo essere consapevoli che quello che ci aspetta nei prossimi vent'anni è molto di più, sono dei cambiamenti che saranno ancora più di carattere straordinario ed è qui che mi piacerebbe che questa, che questa mia affermazione emergesse dal festival. Vi faccio un esempio, racconto un piccolo aneddoto. La settimana scorsa ero a pranzo con un banchiere, uno dei personaggi, diciamo così, più dotati di cervello che ci sono in circolazione. Lui mi raccontava e diceva, guarda Fabio, ma questa succedono delle cose di cui noi non ci rendiamo mica conto. E faccio perché cosa sta succedendo? Guarda, noi abbiamo sviluppato per mesi con un lavoro di gruppo che ci ha visto molto impegnati. Eh, esperti, tecnici, ingegneri, eh, vertice della banca, abbiamo sviluppato un nuovo modello di software. Non vi dico a cosa serve perché se sennò si capisce la banca e voglio evitarlo. Bene, poi abbiamo detto, ma testiamo questo modello di software su chat GPT. Non spiego cos'è perché ormai l'abbiamo capito tutti. E dice, è incredibile, in pochi minuti abbiamo schiacciato il bottone. E ci ha spiegato quello che è venuto fuori: ci ha spiegato che cosa poteva essere fatto di meglio, quali erano i bacchi possibili nel software che avevamo elaborato e come procedere per modificarlo al meglio. Tutti sconvolti da questo, cioè in pochi minuti, cioè il lavoro di diversi mesi corretto e rielaborato e modificato in pochi minuti. Ecco, questo dà l'idea del cambiamento. Che ci aspetta e della velocità supersonica a cui avverrà questo cambiamento, e a ChatGPT, per l'appunto, sarà dedicato una, un evento di questo, di questo festival, come del resto un po' all'intero filone dell'economia digitale. Però è anche necessario, come dicevo prima, tenere conto no, del, dell'esperienza, della saggezza. E qui mi, mi fa piacere confermare la presenza al festival di due di quelle che sono state un po' le star dell'anno scorso, no, perché hanno tenuto banco: Romano Prodi e Giulio Tremonti. Ci saranno anche quest'anno, entrambi non verranno a fare l'appuntamento, l'evento. Eh, a cui sono stati chiamati a partecipare, ma ci saranno tutto il festival e saranno lì nelle strade di Trento. L'anno scorso era molto divertente vedere Romano Prodi, la moglie eh, Tremonti che facevano Cappannello. Ci saranno anche quest'anno e questo è uno dei punti di forza di Trento. E non lo dico per piaggeria, ma perché Trento ha questo di bello: che è una città che l'anno scorso ha vissuto il festival. e, e Tutte le ragioni per ritenere che sarà qui anche quest'anno e l'ammiccamento dell'assessore che abbiamo sentito prima in rappresentanza del sindaco in prima fila me lo, me lo conferma, noi ci contiamo davvero. Economia digitale: ecco, qui avremo l'attualità e il passato, è sempre tenere presente per costruire il futuro quello che di meglio dà l'attualità e anche le proiezioni. Eh, e anche l'esperienza del passato. Noi avremo Alberto San Giovanni Vincentelli, è un nome che a molti di voi, eh, mi permetto di dire quasi tutti, magari non dirà niente, ma è un italiano celebrato alla Silicon Valley, ricordava prima la ministra delegata l'appuntamento che abbiamo fatto a San Francisco. Vincentelli lì è il principe e noi in Italia non sappiamo neanche chi è, sarà a Trento e ve lo spiegherà. E poi avremo invece, per quanto riguarda il passato, avremo Federico Faggin. Vedete Federico Faggin, nella storia dell'informatica è stato un pioniere, è un punto di riferimento, è, è quello che ha inventato i microprocessori. Ora è un signore che ha più di 80 anni ma porterà, credo, un contributo importante al festival. Geopolitica. Geopolitica abbiamo l'ISPI che conferma una collaborazione importante. Con l'ISPI ci saranno sia il... Mm, Diciamo, il capo macchina che è Paolo Magri che fa parte del Board ma anche il Presidente Gian Piero Massolo e, e ci ha aiutato a costruire degli eventi che riguarderanno prima di tutto l'Africa l'Africa è un punto è importante nella storia del mondo, è il continente forse più giovane ce l'abbiamo un tiro di schioppo, ci dà tanti problemi ma rappresenta anche tante opportunità quindi ci sarà un'attenzione particolare all'Africa, per esempio con l'intervento di Giulio Sapelli, ma ci saranno anche eventi dedicati a Taiwan. Guardate che Taiwan ha tutte le carte in regola per essere l'Ucraina del futuro, quindi è una realtà che va tenuto d'occhio, e anche, anche l'India perché nella geopolitica internazionale c'è un nuovo protagonista, l'India ha dei numeri che hanno superato la Cina, sia per quanto riguarda l'aumento degli abitanti, sia per quanto riguarda lo sviluppo economico, è la vera grande novità del mondo, l'India di Modi. Poi abbiamo una parte importante della uh, politica economica, cito solo i nomi che dicono tutto, ci sarà Mario Monti, ci sarà... L'ex governatore della Banca d'Italia, Antonio Fazio. Guardate che sono presenti particolari, perché io Monti e Fazio a degli eventi non me li ricordo proprio, ormai da tanti anni. Fazio, mai. Abbiamo il nostro donato Masciandaro, che non ha eh, risparmiato, devo dire anche sul mio piccolo modesto input, frustate alla BCE, che ne ha fatte negli ultimi mesi, ne sta facendo di tutti i colori. Ci saranno Lucrezia Reiklin... È un appuntamento importante, in questo caso di continuità col Festival delle Edizioni Passate. Noi siamo molto felici di averla con noi. Ci sarà Marcello Messori, ci sarà Veronica De Romanis. Insomma, abbiamo una folta schiera su, che schieriamo sul fronte della politica economica, come del resto sul fronte dell'energia e del clima. Davide Tabarelli, che è un po' l'icona che noi portiamo con il Sole 24 Ore, bravissimo, molto amante del Trentino, spesso da voi ma ci sarà anche Luca De Meo che è l'uomo, è il capo mondiale della Renault e parteciperà al festival, ci saranno Alberto Clau, ci sarà Paolo Scarone, ci sarà Andrea Illi, Jeffrey Sachs invece verrà sul fronte della sostenibilità, delle diseguaglianze con Luigi Mobruni, con Mauro Gambetti, vicario generale di Sua Santità con un personaggio davvero particolare, anche questo credo che sia, adesso non vorrei sbagliare, ma forse è la prima volta che arriva in Italia, è la numero uno del gruppo è, una, è per definizione è una grande unità, è una franco-marocchina che guida un gruppo, una multinazionale e che è straordinariamente impegnata sul fronte della sostenibilità e delle disuguaglianze, ci sarà Monsignor Dario Viganò. Ma l'apertura verso il mondo è data anche dall'attenzione verso a quanto sta accadendo nelle relazioni tra Stati Uniti ed Europa, con Maria de Merzis, vice direttore della, di Bruegel, Fabrizia La Pecorella, vice segretario generale dell'Ocse, Daniel Hamilton dell'Università di Oxins. Vedete. Adesso vi risparmio i nomi perché sennò poi dopo davvero vengo, tanti, vengo tirando per le orecchie, io sto facendo del mio meglio, ma d'altra parte il festival è molto ricco, Abbiamo, boh, saranno una ventina di università internazionali coinvolte nel festival, non è che mi sono sbagliato, ho detto giusto una ventina, i nomi li trovate eh, sul programma del festival. Dove va la democrazia? Questo è un grande interrogativo, risponderanno a queste domande Sabino Cassese, Roberto Dalimonte... Eh, Sebastiano Maffettone, un filosofo, ma per capire dove va la democrazia e dove va il mondo occorre ed è anzi fondamentale anche il contributo dei filosofi. Si parlerà di città in trasformazione, avremo il sindaco di Trento che farà un intervento su questo, ma avremo anche l'ex sindaco di New York, Bill De Blasio e forse il più importante immobiliarista che, sta che ha ridisegnato Milano, Manfredi Catella. Abbiamo, e questo è in continuità con l'anno scorso, l'economia dello spazio, Roberto Battiston, professore di Trento, ma anche Samantha Cristoforetti ci ha fatto l'onore di partecipare al festival, purtroppo non potrà essere presente di persona. Vedete quando mi hanno chiesto di partecipare da remoto, io ho detto di no a tutti. Abbiamo detto di no a tutti, perché il Festival dell'economia di Trento richiede il fatto che la gente venga lì. Però ogni regola ha le sue eccezioni. Quindi Samantha Cristoforetti per doveva venire, poi per motivi legati alla sua professione eh, non può venire per cui si collegherà, ma è proprio l'eccezione. L'altro che abbiamo fatto è uno dei sei premi Nobel, dopodiché ci siamo fermati lì. Ci sarà sull'economia dello spazio Marta Dassù. Ci sarà un generale che è un nome particolare, segnatevelo perché è Claudio Graziani e parlerà sulle nuove armi che cambiano il destino della guerra. A noi organizzatori del festival è prima tutto, a me la guerra non piace, appena ne sento parlare mi viene i capelli ricci, però bisogna capire anche quello che sta succedendo. Quindi il contributo del generale Graziano, Graziani che verrà intervistato dalla Lucia Annunziata, credo che si annuncia di grande interesse. Lui è forse il maggiore esperto mondiale. Di come, sono, di come sono evolute e come stanno evol evolvendo le nuove armi, appunto, che cambiano il destino delle guerre. Ci sarà l'Europa con Sergio Fabrini. L'editorialista di punta del Sole 24 Ore, ma anche Mario Nava, direttore generale della, della uh, sezione Riforme. Tu mi hai detto di fare i nomi e io obbedisco, purtroppo ce cioè, ne sono tanti da fare, io parlo rapidamente, ma purtroppo facciamo, non. facciamo posso... tra l'altro a non ricordare grande impegno sul fronte editoriale, perché un, un grande sforzo di cui va dato merito al direttore è quello di aver coinvolto i direttori di altre testate. Questo, secondo me, dà un segno di pluralismo e di confronto eccezionale. Lo eh, da questo punto di vista il contributo è duplice, da una parte quello che hai, che hai ricordato, ci sarà il direttore del Corriere della Sera eh, Fontana, ci sarà il direttore di Repubblica Molinari, ci sarà il direttore della stampa, eh, sì. ci saranno il direttore del quotidiano, del quotidiano nazionale eh, la Agnese Pini, eh, ci sarà... Il direttore dell'ANSA e qui proprio sono nei guai perché se ne, me ne dimentico uno, poi dopo mi Ci sarà il condirettore di, di, eh, di, di Libero, c'è cioè Marcello Zacchè, eh, caporedattore del giornale. Insomma un contributo ampio che poi si arricchisce con le media partnership che sono quelle con il Financial Times e con, e con Sky. Sky addirittura farà le cose in grande, sarà presente con un, eh, proprio, con un massiccio schieramento di forze e il Financial Times ha dato un segnale importante. Sarà a discutere del futuro dell'editoria, dell'editoria digitale, l'amministratore delegato del Financial Times a Jiggins insieme con la nostra amministratrice delegata Cartia Cartia. Poi nel, nella cartella stampa, immagino che queste informazioni troveranno conferma e uh, ulteriore amplificazione. Però, direttore, tu se pensavi posso. di bloccarmi, eh? no, ma io, ma ti frego, io, io però perché volevo dire avendo una cosa. il microfono vado avanti lo stesso rapidissimo. Abbiamo gli imprenditori. Vo voglio parlare <ride> del premio letterario, tra poco. No, sì, e ma non però per io eh, eh, non, posso, non posso esimermi. Da A bello. raffica, gli imprenditori: Marcegaglia, Montezemolo, D'Amato, Caltagirone, Carlo Pesenti, Tronchetti Provera, Gianfelice Rocca. Luigi Abete, le istituzioni, e poi ho finito, il presidente della Consop Savona, il, il capo della vigilanza delle de, de, de banche europee, Andrea Enria, il direttore generale dell'Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, Claudia Parzani, presidente della Borsa Italiana, Franco Gallo, presidente emerito della Corte Costituzionale. Adesso se il direttore Savorini ha dimenticato qualcuno che sappiate <ride> che la colpa è mia perché io ho tolto la parola. Questo Ma è un ottimo questo... alibi, però aggiungo solo e poi chiudo. Monsignor no, Ravasi che farà, questo non posso non dirlo, eh sì. che farà come l'anno scorso l'apertura del festival, quest'anno però dialogherà con una donna, anche perché se no venivo licenziato, per cui ho avuto anch'io qualche perché... soltanto Monsignor Ravasi, e la donna a che abbiamo scelto è la Fagnani Bene. che è conduttrice televisiva affermata e che... Sarà molto interessante sentire in dialogo con Ravasi. Mi dicevi del premio? No, è perché è importante che noi parliamo anche di altre progettualità che nascono all'interno del festival. Il Premio letterario di saggistica economica e sociale Sole 24 ore è stato lanciato a Trento durante l'edizione scorsa, sono arrivate 50 proposte, una preselezione di 6 e ne ha vinto uno, possiamo dire chi? Sì, certamente. Purtroppo è un premio eh... Che era dedicato a due persone, una per ragioni legate alla, alla, alla realtà umana. Oggi qui non ci sarà, che è Francesco Pastore. Ma ci sarà invece Valentina Magri che chiedo di venire qui a ritirare. Invitiamo qui premi. un applauso che va condiviso in due. Allora, ben arrivata, c'è un microfono. Allora vi lascio dialogare. Ah, così mi freghi. Così. Però, eh. No, no, no. no, no. <ride> no, no ma allora, di fa nata. Farei una domanda facile: facile. come è nata la vostra partecipazione al a questo premio lanciato dal Festival l'anno scorso? Guardi, eh, l'idea era, era coerente con, con il libro, quello di divulgare, divulgare un problema che è quello del, del lavoro per i giovani. Questo libro parla di giovani e parla ai giovani e alle loro famiglie. Ricordiamo il titolo? Il titolo è Gioventù bloccata. Non solo Covid, il difficile passaggio dalla scuola al lavoro in Italia. Mi fu proposto appunto dalla, dal professor Pastore qualche anno fa perché l'intento era di uscire un po' dalle mura accademiche, di divulgare questo, questo tema affinché potesse, potesse essere oggetto di riflessione da parte di giovani, famiglie, istituzioni, quindi con uno stile più divulgativo possibile. E a nostro avviso era coerente con la vostra iniziativa appunto di, eh, di un premio per un, un saggio di divulgazione economica. Devo dire che era molto coerente e infatti avete vinto il premio. Vi ringraziamo per l'apprezzamento anche a nome del mio cautore. Grazie e complimenti, speriamo che il titolo non si avveri, ma che si avveri il contrario, di sbloccarla questa gioventù. Allora invitiamo di nuovo a prendere posto la vincitrice, direttore. Allora, a questo punto io volevo coinvolgere... Beh, dobbiamo lanciare quello dell'anno prossimo. però Quello di quest'anno sì. che verrà consegnato lo poi diciamo l'anno prossimo, adesso. sì, allora, è legato non, non, non al lo futuro. Segreti. È semplice, semplice. Sono stato molto sintetico. È un premio che verrà legato eh, a un'opera di riflessione sul futuro. E d'altra parte col titolo che abbiamo chiesto, che abbiamo deciso quest'anno non c'era una motiva. Non motivi. poteva essere che questo. Quindi l'anno allora. prossimo consegneremo, consegneremo questo premio che è il più aperto possibile quindi mh, ogni declinazione è accettabile bene abbiamo dato un vantaggio competitivo a dirlo adesso che così chi desidera partecipare è già pronto no? per come dire, scaldare i muscoli. Allora, direttore, io proporrei adesso di far intervenire Federico Silvestri e poi naturalmente il direttore non è che se la cava così perché i colleghi avranno al termine della nostra presentazione bisogno di fare altre domande, eccetera. Però a questo punto è importante parlare anche di altre esperienze che sono collegate al Festival dell'Economia di Trento. Il Fuori Festival, ad esempio, è uno di questi, insomma, ma anche tornare rapidamente sull'esperienza che ha preceduto. Questa prossima edizione Road to Trento di cui è stato dato qualche cenno allora, cambio, come dire, di testimone per rimanere nelle metafore eh, sportive. Federico Silvestri lo accogliamo con un applauso da dove vogliamo partire? Dalle puntate precedenti, dal Road to Trento. Sì, intanto buongiorno a tutti. Eh, è, è bello parlare di questo perché, se vi ricordate, l'anno scorso proprio in occasione dell'avvio di questa bella collaborazione noi avevamo preso alcuni impegni diciamo anche avevamo fatto delle promesse e una di queste promesse era di dare continuità al festival anche in altri momenti dell'anno non solo la settimana in cui si svolge e di cercare di dare il respiro internazionale più profondo possibile quindi così è nato Road to Trento nasce sulla scorta di, un cioè di una serie di iniziative del Gruppo 24 Ore. Noi sappiamo che uno dei nostri riferimenti è proprio quello di eh, espandere il nostro gruppo verso un profilo di internazionalizzazione. E quindi, nell'ambito di un progetto in cui, che aveva immaginato il gruppo eh, dedicato e eh, con il coinvolgimento delle ambasciate italiane, abbiamo innestato anche questa iniziativa Road to Trento, proprio tappe di avvicinamento. Abbiamo coinvolto. Eh, le città di Lugano, Johannesburg, San Francisco, Abu Dhabi, quindi territori completamente diversi, parlando di, di tanti e diversi argomenti come trans, la transizione sostenibile, il cambiamento climatico, la sfida energetica, la cooperazione scientifica. La cosa che ci, ci fa riflettere, ci fa molto piacere, è che non solo una partecipazione in loco è incredibile sia dal punto di vista delle istituzioni italiane all'estero ma anche della comunità di imprenditori ma anche degli stakeholder interessati 30.000 utenti hanno seguito questi lavori in diretta live stream quindi crediamo che l'intuizione sia stata giusta e certamente proseguiremo su questa strada eccellente e adesso vogliamo parlare anche di un premio che nel frattempo è intervenuto sì, noi, eh, diciamo, sull'onda della soddisfazione e del buon risultato, ottimo risultato del Festival dell'anno scorso, abbiamo pensato di iscrivere eh, il Festival dell'Economia di Trento a, a forse il premio più importante eh, del mondo degli eventi. Si chiama BEA, che sarebbe il Best Event Awards, è un premio internazionale. Ovviamente abbiamo iscritto il Festival nella categoria dei Festival e eh, ci, ci siamo classificati al primo posto. quindi eh, è, la... Facciamo un applauso eh. a Bea, Applausi tifiamo un po'. La, co la cosa bella da condividere è che è stata la prima volta in assoluto di questo premio che ha una lunga storia, una lunga tradizione, che ha vinto un festival che aveva al centro i contenuti di informazione, quindi davvero... Un grande riconoscimento al lavoro di tutti noi, del, delle istituzioni trentine del gruppo 24 ore, ma anche di tutti coloro che hanno partecipato, ospiti e turisti. Veniamo un po' allora a quello che tutti vogliono sentire, perché l'anno scorso il Fuori Festival ha avuto il pregio di allargare la platea degli interessati proprio perché si rivolgeva con delle proposte a un pubblico generalista che in un certo senso era poi uno scambio, uno un smosi tra. Specialisti, non specialisti, studiosi, eh, uomini di azienda, ma anche semplici cittadini. Poi questa è la formula vincente. Allora il fuori festival non può esistere senza il festival e viceversa. Beh, di diciamo che l'anno scorso abbiamo fatto quello che poteva essere considerato un esperimento, e cioè mettere vicino a un profilo alto accademico, anche se, come ha raccontato il direttore, eh, trasversalmente allargato a, a importantissimi temi come quelli del, dell'economia reale, industriale e sociale. Però noi volevamo di più, volevamo come dire, un altro contenitore dove poter condividere variazioni sul tema, cioè argomenti spesso altrettanto importanti, però parlati con altri linguaggi, con altri approcci, con altre visioni. E questo era proprio per consentirci di coinvolgere eh, target non immediatamente prossimi ai temi legati al mondo dell'economia, e quindi in particolare i giovani, le famiglie, ma anche tutti coloro che magari hanno qualche naturale resistenza a dei temi che sembrano complicati, e quindi è un modo per eh, come dire, ottenere il massimo coinvolgimento. È stato credo un, be un, bel, un bel esperimento, una, un grande successo e quindi quest'anno abbiamo rilanciato. Diamo qualche anticipazione. Allora, intanto, eh, diciamo, nel, nel, nell'ambito del Fuori Festival abbiamo voluto eh, dare ancora più sostanza agli incontri con l'autore, perché eh, incontri con l'autore non vuol dire semplicemente presentare dei libri, ma vuol dire avere l'opportunità di dialogare. Con gli autori di questi libri e approfondire argomenti eh, straordinariamente importanti. Quest'anno, oltre a portare gli auto, alcuni degli autori delle nostre case editrici, quindi del Sole 24 Ore, di 24 Ore Cultura e 24 Ore Professionale, abbiamo cercato di coinvolgere alcune delle più importanti case editrici italiane, quindi Bompiani, Feltrinelli, Garzanti, Oepli, Il Mulino. Mondadori, Rizzoli, quindi come vedete assolutamente eh, un, una grande rappresentanza con tantissimi nomi, io ne cito solo alcuni, quindi la, la Lucia Annunziata, Franco Bernabè, Massimo Gaggi, Vittorio Emanuele Parsi, Mario Benedetto, Gerardo Colombo, Azzurra Rinaldi, Robe Rinaldi Roberto Viola, ognuno di questi autori e tanti altri insieme a loro davvero ci accompagneranno in dei temi eh, importantissimi, anche come è l'argomento del festival rivolti all'interpretazione del futuro, ma anche una corretta lettura dell'attualità. Naturalmente, eh, oltre a questo, ci saranno tantissime eh, altre iniziative. L'obiettivo è quello di dare delle nuove visioni ai partecipanti alle iniziative del fuori e lo faremo attraverso la voce... Dei protagonisti, quindi avremo protagonisti del mondo del cinema, della musica, dello spettacolo, ma anche influencer, creators, eh, giovani eh, realtà imprenditoriali, eh, anche professionisti lungo corso che porteranno a loro esperienze. Quindi vediamo alcuni degli appuntamenti: quindi parleremo di comunicazione sia dal punto di vista tradizionale che social, lo faremo indagando. I, eh, come queste eh, leve abbiano impatto nel mondo del lavoro, lo faremo con eh, Marisa Marraffino e Riccardo Pirrone, che è, in, imprenditori, e così come con Massimiliano Allievi, che è un commercialista, che è una web star nel mondo dei social. Eh, sempre sul tema delle nuove professioni porteremo un, un grande topics del gruppo 24 Ore: le lezioni di futuro. Che è con Luca De Biase e Enrico Giovannini, eh, in cui avremo il fisico Giorgio Enaudi, il sociologo Roberto Poli, eh, Mario Nava eh, che è il direttore generale della, della Commissione europea, Daria Crivonos che è l'amministratore delegato del, del Copenaghen Institute per la, la, gli studi sul futuro, l'economista Stefano Scarpetta. Avremo poi tutta una serie di giovani imprenditori che sono nativi, eh, come dire, imprenditori nel mondo dei social eh, e che eh, han, sono stati capaci di trasformare una passione in una, eh, non solo in un lavoro, ma in una in vere e proprie realtà imprenditoriali. Quindi ascolteremo le storie di Matteo Bruno e Marco Cioni, della Slim Dogs, eh, che, che sono nati come creator e oggi sono imprenditori, una imprenditrice come Norma, Cerletti, eh, la conosciamo come Norma Stitching, molto nota sui social come insegnante inglese. Parleremo eh, di data journalism eh, con Gianluca D'Aluisio, Francesco Brocca, Giulia Scuffetti. Di Cose non Cose è una realtà molto nota, anche questa. E, e naturalmente ci fa capire come quando parliamo di comunicazione oggi non possiamo più prescindere dall'indagine dall sul mondo dei social. Comunque, come dicevo, anche spazio all'esperienza, quindi avremo Angelo Perrino, il direttore degli affari italiani, con il suo format professione manager, quest'anno intervisterà Francesco Micheli, che tutti conosciamo eh, per la, la, le sue tante storie imprenditoriali, e la, la nostra amministratrice Mirgia Gartia D'Azero. Andremo a indagare il mondo dei gamers, il mondo dei gamers che vuol dire la e-sport economy, è un mondo incredibile dove girano eh, miliardi di euro, lo faremo con tanti protagonisti, ehm, in particolare la crew del macete gaming è una delle più famose in questo mondo, avremo Manuelito El Raton che è... è i eh, giovanissimi eh, con ben conoscono, che è un discografico, è un talent scout, eh, è un produttore. Ab avremo Cypher che è eh, una delle player femminili più forti del panorama italiano e quindi un po' ci divertiremo, un po' andremo a vedere com'è fatta questa industria. Naturalmente, non possiamo non parlare di blockchain, NFT e intelligenza artificiale, parleremo dei virtual influen influencer. E questo lo faremo tra gli altri con Zaira che è stata la prima meta influencer italiana. Eh, chiaramente andremo a indagare come si sta costruendo questo tipo di ecosistema anche economico nel metaverso. Poi grande spazio, non possiamo non farlo noi come gruppo 24 ore, a tutto il mondo educational, partendo anzitutto dal coinvolgimento di tantissime scuole, questo è bello dirlo, è bello dirlo che molte scuole, non soltanto la grande partecipazione delle scuole trentine, motivo per il quale, come diceva il direttore, abbiamo voluto cambiare la data, ma tante scuole da tutta Italia ci hanno detto che verranno a Trento e dunque abbiamo preparato delle iniziative per, per accogliere tanti ragazzi di età diverse, anzitutto i progetti di educazione finanziaria con Young Finance, eh, e quindi con Elia Bombardelli e Gianluigi Ballarani, ma due iniziative eh, divertenti, speriamo eh, molto partecipate. Noi lo pensiamo. La prima è un'iniziativa in cui abbiamo voluto creare con Radio 24 e 24 Ore Cultura una radio per i ragazzi. Quindi l'abbiamo chiamata Economy Kids e, qui, e quindi avremo eh, un, un qualcosa di infotainment, di ludico per i ragazzi, però gli insegnerà eh, ad, ad entrare dentro i primi meccanismi del mondo dell'economia lavorando e quindi i ragazzi saranno partecipi di eh, costruire un vero e proprio lavoro redazionale che darà vita a dei contenuti audio che poi... Diffonderemo in occasione del FES e naturalmente poi faremo un evento finale con le premiazioni con il nostro Federico Taddia. La seconda iniziativa molto credo divertente è che abbiamo voluto portare il Monopoli a Trento. Perché il Monopoli? Perché il Monopoli è il gioco che ci insegna l'economia per eccellenza e quindi eh, se vogliamo introdurre i ragazzi a conoscere i, i primi aspetti, i meccanismi economici, sicuramente è un, è un buonissimo vettore. Quindi in piazza Fiera avremo un grande tabellone che eh, consentirà ai ragazzi di giocare a grandezza naturale a, a questo gioco. Naturalmente saranno coinvolti i ragazzi dagli otto anni in su e sarà davvero una, una grande kermesse che durerà tutti e quattro i giorni del festival faremo delle vere e proprie staffette partite ai 15 minuti eh, con i ragazzi naturalmente che saranno seguite da, una, da uno staff di, di animatori quindi prevediamo grande, grande engagement con questa iniziativa. Tornando a temi ancora diciamo molto consistenti parleremo di nuove idee di impresa e lo faremo anche attraverso L'indagine dei temi legati al mondo della diversità e dell'inclusione perché questi sono temi che, se correttamente affrontati, possono dare vita anche a iniziative imprenditoriali. Tra, tra gli altri, lo faremo con ehm, Shata Diallo, che è la Principal Inclusion Lead di MIDA, con Pegamo Ship War, che è un consulente attivista per i diritti umani eh, digitali ospiteremo, questo è un grande orgoglio, Rossella Miccio che è il presidente di Emergency perché vogliamo eh, raccontare e ribadire qual è l'impegno di queste organizzazioni nella, nella crescita sociale anche a livello internazionale. Cercheremo di parlare anche del futuro dell'Europa, lo faremo con i rappresentanti delle istituzioni dell'Unione Europea. Parleremo di fotografia con Elisabetta Illi, eh, celebreremo i, eh, per, per i temi legati all'arte e alla cultura, partirà da, ten, da Trento la celebrazione dei 40 anni della nostra domenica, il domenicale, l'inserto del sole a questo importante compleanno e partiranno le celebrazioni proprio a Trento. Parleremo del futuro del, del design con Stefano Giovannoni, faremo dei talk di HTSI. Eh, con la nostra Nicoletta Polla Mattiot parleremo di economia della bellezza, lo faremo eh, indagando anche la storia di personaggi artisticamente molto celebri, cito ad esempio Luca Zingaretti e Miriam Leone, due eh, grandissimi attori che, che verranno a Trento a raccontare il loro percorso artistico, ma anche cosa vuol dire essere imprenditori unitamente al fatto di essere artisti. Radio 24, saranno presenti. Lo sappiamo tutte le testate del gruppo 24 Ore, Il Sole, Radio Core e, e, e Radio 24. Ma Radio 24 forse è quella più immediatamente tangibile e visibile: quindi in piazza Cesare Battisti trasmetteremo in diretta tutto il periodo del festival, faremo dei live dedicati, quindi dei contenuti esclusivi. Per i nostri radioascoltatori, per tutti gli appassionati che verranno in piazza a condividere con noi, quindi gli Off Topics, Milan e Manera, faremo un credo divertente live inedito con Cruciani, Parenzo e Pardo, parleremo di geopolitica con Musumeci. E poi naturalmente molto spazio eh, alla musica, allo spettacolo dal, dal vivo, quindi ospiteremo quest'anno a Trento una grande artista, una cantante come Noemi eh, che eh, ci parlerà di Giovani e Futuro oltre che eh, cantarci le, alcune delle sue canzoni. Avremo Andrea Pennacchi, eh, un attore eh, veramente molto seguito che porterà in scena l'economia secondo il poiana avremo Gheppe Kegno che è uno dei rapper più famosi e rispettati del panorama musicale italiano con un grandissimo seguito soprattutto sul target più giovane, però non abbiamo dimenticato gli appuntamenti anche con gli appassionati di musica classica, in, in particolare cito il, diciamo due appuntamenti che avremo alla filarmonica, quindi Un'orchestra, ventaglio d'arpe, eh, 14 giovani artiste che daranno luogo a uno spettacolo straordinario. La pianista Gil Bé. E poi, naturalmente, continuando con la musica, avremo un'artista un molto giovane e grintosa che ha tanto da dire, tanto condivide con i ragazzi su temi anche non semplici, come Ariete. E poi, eh, diciamo, due. Eh, citazioni perché quando si lavora tutto il giorno eh, dalle 9 del mattino alle 10 di sera in un calendario fitto come quello del festival poi bisogna rilassarsi quindi abbiamo invitato Enrico Brignano che eh, ci, ci farà un po' sorridere e quindi ci parlerà del, del valore della risata abbiamo un DJ set sabato sera con la DJ Giulia Centofante e poi un, un appuntamento molto bello eh, con il pianista iraniano Ramin Barami perché eh, non è soltanto un grande interprete e conoscitore di Bach ma è anche un testimone diretto eh, diciamo, di temi eh, di, di impegno sociale e, e anche storie come dire, di eh, contesti non semplici che, che verrà a condividere con noi la sua esperienza. Concludo con gli importanti appuntamenti dedicati all'economia dei territori, quindi in piazza Fiera avremo come tradizione lo studio d'arte Andromeda, Andromeda con i laboratori di disegno, tante iniziative della Fondazione De Marchi. Eh, che ci, ci coinvolgerà eh, per, per eh, accompagnarci in ricerca, pro, progettazione e formazione. Avremo alcune iniziative dell'Università Louis e, e tantissime altre, cito soltanto chi sarà protagonista di queste iniziative eh, nate dal territorio, Altro Consumo, la Confindustria di Trento, la Confprofessione, il Consiglio Provinciale Giovani della Provincia di Trento, l'Eusalp. Le, eh, la Fima, Caritro, eh, la Fondazione MAC, INAI, LOCS, SAT, quindi davvero una grandissima partecipazione del territorio. Adesso concludo e eh, lo faccio con grandissimo piacere con i partner del FES ed Economia, perché se le istituzioni trentine e eh, eh, speriamo anche il gruppo 24 ore sono, sono le realtà che... Rendono possibile la eh, realizzazione di questa bella iniziativa, non possiamo dimenticare i partner eh, senza i quali forse non riusciremmo a fare un'iniziativa così bella e così trasversale. Quindi, quest'anno abbiamo un nuovo record perché abbiamo 42 realtà che hanno deciso di accompagnarci. Quindi, cito i top partner che sono Angelini Industries, Conf Cooperative, Enel, Intesa San Paolo, i main partner Capgemini, Cedacri, Cerved, Ferrovie dello Stato Italiano, ITAS, Mundis, Simest, gli official, ABI, Ampli, Fonance, Autostrade del Brennero, Cibre, Coima, Conai, Ains, Inail, Requip, Renault, Rina, Snam, Terna, Tim. I supporter che sono il gruppo Arvedi, la CDP, il Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufano Campana, Hydro Dolomiti Energia, Fondazione CRT, Lisplan, Porsche Consulting, Starting Finance, Tinexta, Wallians. Quest'anno abbiamo avuto per prova di, di come sta crescendo il Fuori Festival. Anche dei partner che hanno scelto di dedicare eh, come dire, il loro appoggio proprio a questa manifestazione manifestazione, quindi la Fondazione Caritro, INAP, che è l'Istituto Nazionale per l'Analisi e Politiche Pubbliche, l'Università LUIS, Yamaha Music, e poi naturalmente eh, la, la collaborazione è molto bella con l'Ufficio di Collegamento del Parlamento Europeo e la rappresentanza della Commissione Europea in Italia. e Siamo accompagnati da Media Partner, oltre naturalmente al Sole 24 Ore Radio 24 e Radio Core come ricordava anche il direttore avremo in Piazza Duomo Sky TG24 a trasmettere durante le giornate del festival e poi l'appoggio dei nostri partner internazionali il Financial Times e l'Economista proprio per sottolineare questo res bellissimo respiro internazionale che ha il nostro festival ma abbiamo raccontato solo alcune delle iniziative le scopriamo a Trento quando ci ritroveremo tutti insieme grazie Bene, allora Federico Silvestri. Lo ringraziamo anche per aver rappresentato poi chi ci crede in uh, concreto, dando un proprio appoggio che non è soltanto materiale, ma soprattutto di pensiero. Credo che sia questa la grande forza di un progetto come il Festival dell'Economia, che è stato anche premiato dai numeri. Non so se abbiamo la possibilità di vedere un breve video che ci racconta un po' come è andata lo scorso anno. Vediamolo insieme e poi passiamo al prossimo ospite. Grazie, Federico Silvestri. Via con la regia. Shake out order up that beat just like a takeout Show me you got soul inside those new shoes And you can rock and roll with an attitude So good, so fresh Just the way you like it So good, so fresh, just the way This is a shakedown! Beh, insomma, l'applauso mi ha fatto che vi è piaciuto questo video, però mi viene in mente che forse vale di più il contrario di quello che si dice di solito, cioè, sei bello in video, no, però, eh, voglio dire, eh, nel nostro caso potremmo dire, è molto più bello il festival vissuto dal vivo, ve lo posso garantire perché ne ho visti tanti, ma così anche Maurizio Rossini, che accogliamo con un applauso, amministratore delegato di Trentino Marketing. Grazie. Il video è stato bello soprattutto perché ci ha permesso di entrare un po' sul tema cittadino, perché abbiamo visto tante belle location, tanta gente, tanti giovani. Una nota che speriamo non debba esserci più, cioè qualche mascherina ancora, insomma, c'è una grande macchina organizzativa. Sì, beh, ci ha portato davvero nell'atmosfera del festival dal vivo con tanti incontri, tanti appuntamenti. Ma eh, devo dire innanzitutto che i 18 anni di solito si festeggiano bene, è un appuntamento importante, e quindi eh, davvero il programma del festival che Fabio e Federico ci hanno raccontato è la testimonianza più vera di come lo vogliamo festeggiare in un modo speciale. Più di 200 appuntamenti in quattro giornate piene, perché quest'anno partiremo già il giovedì mattina con una serie di appuntamenti molto importanti, quindi, quattro giornate piene. Eh, con questo spirito di servizio col quale viviamo il nostro festival, cioè eh, offrire l'opportunità alla comunità trentina, ma direi a tutta la comunità italiana, di riflettere, di pensare, di mettere anche in discussione magari alcune convinzioni che abbiamo eh, attraverso il dibattito, il ragionamento con moltissime persone che ci regalano un po' del loro tempo tanto pensiero, tanta ricerca, tanta eh, esperienza fatta sul campo e questo credo che in un momento come questo sia davvero un qualche cosa di speciale. E quindi questo spirito di servizio necessita anche di una macchina organizzativa importante, perché oltre 200 appuntamenti eh, si possono organizzare solo con tanto impegno. Tutta la macchina del sole 24 ore, sono più di 150 persone che durante l'anno e poi al festival eh, mettono a disposizione relazioni, conoscenze, competenze, professionalità. Accanto a questo quasi 600 persone rappresentano la macchina organizzativa sul territorio. Trentino Marketing, ma eh, il comune, la nostra APT, tanti volontari, tanti studenti, tante persone che si mettono in gioco perché tutto questo possa risultare davvero efficace da un lato e anche piacevole dall'altro lato. 200 appuntamenti ci obbligano ad allargare anche la platea dei luoghi, quindi tante piazze ma sempre di più cortili, luoghi che possono facilitare l'incontro con tanti giovani, con tante persone. C'è chi programma il proprio tempo già all'uscita del, del cartellone, c'è chi invece magari si imbatte in un incontro magari girando proprio per la città. Ecco, questo è lo spirito del festival e quindi avremo... 6 luoghi all'aperto e ben 15 luoghi al chiuso, quindi più di 20 spazi organizzati per insomma, un festival che vuole essere davvero inclusivo, importante, bello. Grazie all'aiuto appunto di tutte queste, queste persone. Un festival sempre di più in presenza, ma i dati che abbiamo visto anche qui ci testimoniano che è un festival seguito anche sul web in diretta o cogliendo magari tanti contenuti anche nelle settimane successive. Ecco, la macchina è ovviamente in funzione da molto tempo, però adesso andiamo a chiudere. Abbiamo un mese e mezzo per convincere moltissime persone a venire a vivere con noi il Festival dell'Economia di Trento, 200 grandi appuntamenti, un momento di festa ma un momento di grande approfondimento. Grazie, aspettiamo anche tutti i giornalisti che sono qui con noi oggi. Grazie a Maurizio Rossini. Restiamo un po' in casa perché vorremmo concludere adesso con Gianni Battaiola, che è presidente di Trentino Marketing. Come abbiamo detto all'inizio, Trentino Marketing con il gruppo 24 Ore organizzano per conto della provincia la manifestazione e con il presidente della società di sistema. Un'ultima riflessione, ossia, penso che nel vostro core business il tema dell'attrattività, della ricettività sia fondamentale. Ma una formula come quella del Festival dell'Economia e anche degli altri festival che ormai il nostro territorio ha imparato a conoscere ed apprezzare, che valore aggiunto può dare? Sì, buongiorno a tutti, grazie dell'invito, anche da parte mia. Un saluto importante agli amici del gruppo eh, 24 ore, ma insomma anche a tutti gli stakeholder oggi intervenuti. E siamo una società di sistema, ha il compito di assistere chiunque vuole vivere un'esperienza sul nostro territorio, un'esperienza come il festival mettendo a disposizione, eh, lo citava prima il nostro amministratore, tutti, eh, tutto quello che possiamo mettere a disposizione di chi ci raggiunge appunto in Trentino. Ma ci siamo dati anche dei compiti e uno dei compiti che vogliamo è proprio in un'ottica di sostenibilità più volte citata oggi, è quella di insistere sulle belle stagioni. Le belle stagioni come facciamolo? Vogliamo ridurre quello che è l'impatto in alcuni momenti sul nostro territorio, magari di un troppo afflusso di persone. Che arrivano in Trentino e lo, lo cerchiamo insomma, di convincere eh, turisti, e non solo di raggiungerci in altri periodi. Il festival si incastra in maniera perfetta. Abbiamo anticipato la data, andiamo nel mese di maggio dove normalmente non abbiamo turismo e coinvolgiamo delle persone a venire. I Trentini, in primis, ma anche di cercare di raggiungere il proprio il nostro territorio con la motivazione di venire a, ad assistere, ad apprezzare e, eh, quello che il festival eh, propone. Io non mi dilungo sicuramente sui temi che oggi eh, sono stati eh, ben bene eh, raccontati, si parla di futuro. Una terra come il nostro ha bisogno di interrogarsi sul futuro. Forse siamo fra quelle che più sono coinvolte nei cambiamenti climatici, in primis, no? tanto nominati in questi tempi, ma anche i cambiamenti sociali e per capire quale e come posizionarsi sul prossimo futuro. Ci siamo anche impegnati con un paio di novità quest'anno rispetto al festival. Abbiamo. Metteremo a terra l'app Mio Trentino. È un'app che darà la possibilità di eh, avere a disposizione tutti i servizi del nostro territorio, non solo più la città di Trento, ma ce la immaginiamo appunto di tutto il territorio trentino, in quanto siamo convinti che eh, anche chi arriva da lontano possa fare qualche chilometro per poi raggiungere la città per assistere a dei momenti di informazione, di conoscenza eh, importanti come il Festival. E poi abbiamo. Voluto fare un passettino avanti con eh, una certificazione. Vogliamo certificarci ISO 20121 2012, è un eh, negli eventi sostenibili. L'abbiamo voluto fare, guardo l'amministratrice la, da Sero, che ringrazio, perché fra i nostri goal ci sono quanto lei citava precedentemente: poniamo attenzione a temi economici, sociali, ambientali e eh, soprattutto per garantire equità, accessibilità ed inclusione quindi grazie anche insomma alla disponibilità eh, del, Festival, del, del gruppo 24 ore e di chi ha lavorato a questo manifesto e siamo addirittura dirittura d'arrivo per la certificazione vogliamo marchiarci anche noi insomma con i temi che sono tanti cari a, a questo momento. Io eh, termino qua, non voglio allungarmi eh, il mio compito è quello di invitarvi in Trentino, promettervi che vi accoglieremo a braccia aperte, cercheremo di farvi stare il meglio possibile, convinti che gli ospiti che si riempiranno gli occhi, il cuore di emozioni in una natura incontaminata, lo potranno fare proprio grazie al festival, arricchendo la propria conoscenza culturale, parlando con una lingua che eh, inevitabilmente coinvolge tutti nel nostro prossimo futuro. Grazie di cuore, vi aspetto in Trentino. Direi che non potevamo concludere che così, con il darvi il benvenuto per chiudere con la stessa metafora calcistica con cui abbiamo avviato: no? abbiamo utilizzato qualche minuto di recupero per i supplementari ai calci di rigore, l'appuntamento d'obbligo a Trento 25-28 di maggio. Festival dell'Economia, non mancate. 18 anni sono una data importante, ma avete sentito. Che programma coi fiocchi che eh, ci hanno preparato tutti i relatori che sono intervenuti che ringrazio come voi perché avete avuto la pazienza di seguirci fino adesso arrivederci a trento